We're not great, we don't know. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. We'll go on getting back. So getting back. So getting back. WeWant Radio presenta Derby Sempre. Derby Sempre. La radio trasmette passione. Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori di WeWant Radio, martedì 4 marzo. Un saluto da Cristiano Abbonizio ed Emanuele Borgognone. Una settimana importante sia per quanto riguarda il calcio, ma più tardi analizzeremo il tutto, ovviamente discutendo sulla gara interna tra Roma e Inter, uno scialbo 0-0 e un'ottima invece prestazione da parte della Lazio, che vince incredibilmente contro la Fiorentina. Apro parentesi, se lo meritava, perché all'andata avrebbe sicuramente meritato 3 punti. Chiudo parentesi. È chiuso la parentesi. Esattamente, tanti argomenti. Una Juventus che si appresta a vincere questo scudetto, visto che purtroppo i punti di distacco tra la prima e la seconda aumentano. Adesso sono, in teoria sono 11, perché si aspetta sempre il recupero della partita Roma-Parma, che noi diamo già per fatta come al solito, ma in realtà sappiamo bene che la squadra giallo-blu viene da 15 risultati utili consecutivi, quindi insomma ci preoccupa un pochino. Però nonostante tutto resta lì al secondo posto, un pareggio utilissimo perché mantiene un buon distacco dal Napoli e dalla Fiorentina, e quindi tanti argomenti. Io mando un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, perché la settimana scorsa eravate tantissimi. Vero, ringraziamoli tutti, anche perché è stato veramente una cosa molto bella. Tra l'altro, ne approfitto e ti rubo la parola, perché come forse possono vedere i nostri amici collegati, sì, da casa, su www.wewantradio.it in questo momento c'è la nostra nuova bellissima diretta video. Ciao ragazzi! A te non ti si vede in questo momento, perché in questo momento sono inquadrato io. Com'è possibile? Eh sì, c'ho la telecamerina qui. Perché abbiamo 5-6 telecamere, cioè esatto. Noi il Grande Fratello ci fa un baffo. Ne esatto, abbiamo una ecco, vicino. Questa è quella dedicata a te, che però è un... Ma perché tu la giri? Sei tu che va a comandare la regia. Io posso anche cambiarle adesso. Non ci posso. Io oramai faccio regia audio, regia video. Possiamo fare... Ci canta anche le canzoni. Ci canta anche... Ecco, adesso questa è quella aerea, adesso stiamo... Sì, lì. Siamo lì, un saluto lì. Poi questa? No, quella è quell'unica che non serve, perché? Chi inquadri? Inquadri il muro. Non è neanche attaccata. Invece, pare. Se guardi sopra il tuo schermo lì, sì? Guarda sopra il tuo schermo. Ah, ciao ragazzi! Oh, e invece io facendo così mi saluto e siamo tutti. Quindi tutti siamo qui. Tutti in diretta finalmente, perché sennò ogni volta si sentiva la voce di Zio Borgo, ma non si capiva mai effettivamente. Sì. È una cosa che fosse, devo, no? Dire, un po' bisogna un attimo prenderci la mano, perché sì, non è proprio automatico. Ovviamente salutiamo il nostro Davide Smaldone che ci sta ascoltando, salutiamo Sorrentino che ci ha fatto vincere un Oscar dopo 15 anni, grande Sorrentino. La grande bellezza, parlando male di Roma, che parlando male di Roma è no, la grande, è il concetto diciamo fondamentale. In realtà poi sono piaciute tutte le opere d'arte, tutti i monumenti, non so se tu hai visto questo film, caro Zio Borgo, tra l'altro questa sera. Sì. Per tutti coloro che ci ascoltano, diciamo che è un premio in più, è una soddisfazione in più personale, perché proprio in questo momento stanno trasmettendo. È vero. La grande bellezza, quindi noi vi vediamo in tanti. Vabbè, perché quindi... stanno diminuendo adesso? Proprio perché quello. Ho ricordato questo. Hai ricordato questo? Dio, non Dio, ho messo... Corri, che cosa stiamo ascoltando? Andiamo a accendere il... Papà, accendi il televisore. Esatto. È quello che sta accadendo in questo esatto, momento. Un picco all'imbasso. Dicevamo tanti argomenti quest'oggi, sì, caro Cristiano. Argomenti ovviamente per quanto riguarda la Lazio, che ha battuto a sorpresa la Fiorentina, ma soprattutto è uscita dall'Europa League con il Ludogorets. E poi, mentre ti aspetta che metto il mio profilo migliore per farmi inquadrare. E poi ovviamente, sì, oltre alla Lazio che dicevamo appunto ha vinto, però insomma poi ne dovremo parlare di questa clamorosa eliminazione con il Ludogorets, una Roma che non va oltre il pari con l'Inter, è una partita molto chiacchierata, perché poi se andiamo a vedere ci sono stati molti episodi che hanno riguardato il campo, ci sono stati, sì, due giocatori, uno dell'Inter e uno della Roma, che hanno subito delle squalifiche lunghe da parte del giudice sportivo, sì, proprio per due episodi di gioco violento, e qua insomma dovremmo un attimo parlarne, così come dovremmo parlare della chiusura
delle due curve della Roma più distinti sud, insomma uno stadio semivuoto per questo Roma-Inter. Voglio ringraziare proprio Roma Daily News, che comunque ci permette poi di esprimerci e di dire tutto ciò che pensiamo. Perché? Perché ho voluto approfondire soprattutto la questione delle curve. Non ho minimamente parlato di Roma-Inter perché è stata una gara bruttissima. È stata una gara in cui io la settimana scorsa, non so se ti ricordi, ci sono anche le registrazioni, c'è cioè un RVM, cioè come dice Maria De Filippi, avevo seriamente... Ma al massimo dice... C'è un RVM, per tutti gli amanti delle R e Moscia. E, c'era un RVM in cui dicevo che probabilmente la Roma rischiava di perdere. Perché? Perché avevamo tante assenze, si prospettava un Taddei sulla destra, con Nagatomo che magari poteva creare grandi difficoltà, non tanto per le sue qualità tecniche, perché lasciano il tempo che trovano, però per la velocità. In realtà poi per fortuna Torosidis ha recuperato, non ha il sistema alla telecamera, sei un genio, sei. Adesso mi si vede bene? Adesso mi si vede bene, mi si vede benissimo, grande Emanuele. E quindi avevo seriamente paura di perdere contro l'Inter. La partita non l'abbiamo persa, però insomma non è stata una grandissima gara e soprattutto... Con questo 0-0, non so se sei d'accordo, i giochi si siano chiusi. Io non ci ho mai creduto assolutamente a uno scudetto. Però magari. Ma guarda, per lo scudetto. Lottarcela. Sapevamo che insomma. Sì, però magari lottarcela magari fino alla 33esima. Però un pareggio che ci sta. Assolutamente. Infatti, tu mi hai sentito mai dire qualche cosa ai miei giocatori? Assolutamente no. Perché innanzitutto, ripeto, erano molto molto stanchi. L'unico che poteva fare qualcosa era Gervinho, ma Gervinho, ecco, ho qualcosa da dire su Rudy Garcia, più tardi approfondiremo anche questo. Gervinho utilizzato come centroavanti, lo abbiamo già visto in passato, che non è proprio in grado come prima punta a dare poi quelle che sono le sue qualità, ha tolto forse troppo presto destro, un destro scarico, e il centrocampo, ripeto, con la lingua di fuori, quindi... Ripeto, avevo seriamente paura di poterla perdere anche 2-3-0, una sconfitta tipo quella, adesso mi posso tranquillamente esprimere, una sconfitta tipo quella che abbiamo visto poi contro il Napoli. Per fortuna l'Inter sta peggio di noi e quindi non ne ha approfittato, bastava anche a loro pochissimo per farci male, forse comunque abbiamo mostrato tanta qualità nella fase difensiva, soprattutto per quanto riguarda i due difensori centrali, sulle fasce un ottimo Romagnoli, ecco, questa è stata sicuramente la nota positiva di questa giornata di campionato. Un Romagnoli che sì, mi piace come terzino. Sta dimostrando tanta qualità tecnica, tanta bravura e soprattutto... Sai che c'ha? Ha carattere. Esatto, tanto carattere. Ha carattere e gioca molto tranquillo. Sì. Ed è anche molto veloce in progressione, sì. Cosa sì, che sì, non sì, mi aspettavo sì. Perché è alto più di 1,90 m. Però, ecco. Però in progressione... Riprende i giocatori bravo. Anche molto più piccoli sì. E veloci di lui. Bravo Romagnoli, bravo anche Torosidis. Però come ben sai non sono poi due giocatori di spinta come lo sono magari Maicon e Dodò o Balzaretti di turno. Quindi alla Roma magari sarebbe bastato veramente un recupero di uno di questi giocatori o comunque una giornata di grazia da parte di Gervinho, che probabilmente i tre punti ce li saremmo portati a casa. Beh, ovvio. E questo non è... No, veramente bastava veramente poco, soltanto che, ripeto, tutte e due eravamo stanche, quindi tutte e due, diciamo così, si sono accontentati di questo 0-0 che non è servito a nessuno perché l'Inter sta sempre più in basso. La Roma perde due punti nei confronti della Juventus, che passeggia praticamente contro il Milan. Emanuele che fa le prove, bellissimo, fantastico. Sì. E quindi niente, questo è quanto, Emanuele Borgognone. Guarda, tu dici faccio le prove, no? Adesso sì. Vi faccio capire, cioè, dal punto di vista tecnico, io ho troppo tattico. Ho troppa aria in testa nella mia inquadratura e non riesco a farla più stretta, cioè non riesco, vedi, adesso sto anche c'è il cervello vuoto, zio Borgo, c'è troppa aria in testa. Mentre invece la tua, che è un po' più larga, è venuta benissimo, sei veramente... E anche perché è il soggetto che è bello, quello è fatto. Sì, adesso non ci allarghiamo. Cristiano, hai ricordato i contatti? Allora, per chiamarci... Perché c'è poi questa novità, adesso tu dilla, poi ti dico. Ah sì, potete votarci addirittura con Mediaset Connect. Non è una fisseria, è una cosa seria. Allora, chiamateci al fisso allo 06 45 47 43 15. E poi all'SMS al 388-6409-278. Qual è la cosa seria di cui vi volevo parlare? Mentre io sto scomparendo dall'inquadratura. Alzati, sempre più. Sì. E è che
in diretta su www.montenegro.it ci potete vedere, magari io sono un po' impallato dal microfono, però ci potete vedere, e sotto c'è un serpentone, un crawl, se vogliamo essere proprio più tecnici, se vogliamo così, sì. In cui c'è scritto proprio scrivi in diretta, diretta che ho c'ho la www.montenegro.it, oppure sms, oppure quindi anche, non c'è più bisogno di oppure ricordare anche il numero delle dirette che non è stato messo, ma volendo lo potremmo anche inserire, penso, ma questo magari che ne cosa? Parliamo, che cosa possiamo inserire? Il numero delle dirette per chiamarci in diretta, cioè nel senso cioè questo ma volendo lo sai mi è venuta un'idea in diretta, sì. Potremmo aggiungere anche le notizie del momento. Certo, la Roma vicinissimo. Bravo, esatto. Davide Smaldone. Poi però adesso però mi cloni. Cioè, nel senso, se poi dobbiamo fare anche questo, mi cloni. Adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo musicale al rientro. Sì. Ovviamente continueremo a parlare di questo Roma Inter perché ti voglio sentire tutti gli argomenti che ci sono stati, sì, soprattutto per quanto riguarda le curve. E quindi e poi parliamo. Ascoltiamoci The Animals e poi ritorniamo di nuovo qui in diretta su We Want Radio. Di nuovo in diretta qui su We Want Radio con Derby Sempre, Emanuele Borgognone e Cristiano Abbonizio. Detto fatto, caro Cristiano, detto fatto, abbiamo sistemato mentre fantastico. Sistemiamo. Mi piacerebbe anche guardarla, però non riesco. Non è possibile. Abbiamo anche aggiornato il serpentone, abbiamo il biscione. No, aspetta, però è ricambiato adesso. Ce l'hanno cambiato? Non è Davide Smaldone che forse ha impostato qualche cosa. No, io l'avevo sistemato, maledizione. Vabbè, detto questo, vabbè. Facciamo anche gli auguri a... Però perché sistemato l'inquadratura. Perché oggi è carnevale, quindi... Ad ogni scherzo vale, a carnevale, no? Ogni scherzo vale, sì. Quindi insomma... Vabbè, detto questo, caro Emanuele Borgognoni... Allora, dobbiamo parlare di questo Roma-Inter. Sì, Roma-Inter, ripeto, possiamo anche parlarne... Ti posso dire che abbiamo visto brutte scene, la comitata di De Rossi, quella di Juan Jesus, si prenderanno insomma le loro 3 giornate di squalifica, come è giusto che sia, insomma. E pochi gesti atletici, quindi più che altro, come ho già scritto anche sul sito Roma Daily News, volevo sottolineare la questione delle curve, perché? Perché comunque sicuramente la Roma ha giocato male, però magari con qualcuno sugli spalti, chissà, non dico sarebbe andato diversamente, però magari lo ma sai, scherzi, no? Quanto, ma è fondamentale, quanto è importante, quanto è fondamentale per i giocatori avere quel supporto. Per questo si dice insomma che chi poi gioca in casa, oltre a conoscere meglio il campo, ha anche l'appoggio del supporto del pubblico e quindi riesce a giocare meglio, come si suol dire, no, caro zio Borgo? Quindi andiamo a analizzare un pochino questa norma, perché? Perché sicuramente gli anni scorsi c'erano i cori razzisti e se ne parlava tanto, abbiamo visto anche delle scenate da parte di Boateng, ti ricordi, Emanuele? Come la no? Scorsa estate? Se non sbaglio, proprio l'ultima estate o no, l'estate precedente. C'era stata prima della... No, beh, era un po' di tempo fa, però c'era stato quell'episodio, sì, di esatto, razzismo. Anche in passato, di Boateng, in sì, Serie sì, B, anche in Serie A, insomma ne abbiamo visti di tutti i colori. Allora hanno deciso di mettere questa norma riguardante i cori razzisti. Però la norma poi l'hanno, come si suol dire, allargata... Perché nel momento in cui tu vai a punire determinate persone per determinati atti, hanno deciso un pochino di allargare il cerchio e di dire, oltre ovviamente a punire il razzismo dovuto al colore della pelle o comunque alla nazionalità, per intenderci, sì, cioè, ovviamente, apriamolo anche al razzismo territoriale. Che è una cosa tutta italiana. Che è una cosa tutta italiana. Perché non cioè, hanno dalle senso, altre parti. Che cosa vuol dire il territorio? Vuol dire che chi è... Cioè chi sta al nord e chi sta al sud. Quindi nel momento in cui io del nord dico, che ne so, la butto lì, Terrone, ma adesso dico sì, quello, sì, quello sì, del sì, sud dice Polentone, proprio per sì, così. E queste sono diciamo le offese meno sono, gravi. Esatto, sono meno gravi. Avviene la squalifica della curva. Ecco, io mi domando, no, e mi chiedo, caro zio Borgo, sì, a che cosa si è servita allora tutta la questione della tessera del tifoso, le telecamere comprate all'interno degli stadi, soldi spesi per cercare di capire chi effettivamente commetteva un atto di vandalismo? A che cosa serve tutto questo se basta una semplice parola di sfottò più che di offesa? Perché io, che conosco tanti amici del sud, come anche del nord, quando siamo tra amici ci sta lo sfottò. Cioè a noi romani ce ne dicono di tutti i colori, adesso vengono presi sempre come esempio i napoletani per quella brutta frase, però diciamo che anche i romani sono stati offesi, soprattutto poi in questi cori calcistici, no? Quindi a che cosa serve tutto questo se non a creare problemi poi alle società stesse, visto che si ritrovano non solo senza pubblico,
e quindi senza il supporto, la solita questione, ma anche senza soldi che poi derivano dal pubblico stesso. Allora, io per questo argomento ho questa idea, ho maturato questa idea. Allora, parliamoci chiaramente, cioè, se una regola c'è, purtroppo va rispettata. Quindi, come dire, cominciare a fare delle dietrologie e dire, ma allora tutte le... Beh, non l'hai fatto te, però, siccome si è sentito nelle radio, si è sentito in giro sui giornali, soprattutto sul web, non è che è stata fatta volontariamente contro i tifosi della Roma. Ah no, è una cosa vergognosa. No, oppure la gente dice no perché ci vogliono mettere il bavaglio. Allora, parliamoci chiaramente, cioè, qual è il problema vero? Sì. Cioè, qua il problema vero è che questa norma c'è. Per cui chi va allo stadio e fa determinati cori nei confronti, perché la Roma è stata punita per i cori nei confronti del Napoli, dei tifosi del Napoli, se tu li fai, cioè vai lì e li fai, sai che la tua squadra può essere soggetta, esatto, a questo tipo di squalifica. Poi è inutile andare a dire no, ma perché ci sono i giudici, diciamo i controllori, no, certo, mandati dalla Lega a bordo campo, che quelli della Roma li sentono come i cori. Queste sono baggianate. Quelle sono baggianate. Parliamoci chiaramente. Purtroppo la norma c'è. Sì. Va rispettata. Infatti, fine a fine stagione andrà rispettata, perché non la si può cambiare in corso. No. Però adesso il problema qual è? È quello di cercare di non fare più questo tipo di errore da qui alla fine della stagione, ma a fine stagione andare un attimo ovviamente a rivedere questa norma, perché questa norma non esiste in ambito UEFA. Siccome la UEFA è più importante della Lega italiana e ci sono tanti casi della Lega Calcio, e ci sono tanti casi negli ultimi tempi che lo dimostrano, uno su tutti, adesso ti sorprenderò, l'acquisto della Lazio di Luis Saha della scorsa stagione è avvenuto perché la Lazio si è avvalsa di una norma della UEFA, non della Lega Calcio, perché la Lega Calcio quella norma non la prevedeva, la UEFA sì. Quindi vuol dire che la UEFA è più importante. Se la UEFA questa norma non ce l'ha, è ovvio che metterla in Italia non è che abbia molto significato, soprattutto perché va molto è molto a discrezione di chi è mandato dalla Lega. Va molto a discrezione di chi è mandato della Lega, quindi è chi dovrebbe controllare, capire o meno se un certo tipo di coro va bene o no. Certo. No, ma anche perché poi si fanno quelle domande, no? Ci si pone quelle domande, ma allora qual è il coro che va bene e quello che non va bene? Perché poi ci sono state delle altre offese, anche rivolte a Daniele De Rossi, per intenderci, no? Cioè, c'è una parola, adesso non la possiamo dire purtroppo perché siamo ancora in fascia senza protetta. Senza purtroppo, non lo diciamo. Senza purtroppo, ovviamente non la possiamo dire, ma è stata rivolta, insomma, alla tifoseria romanista. Però quella non era punibile, perché? Perché non rientrava in quella categoria territoriale. Allora io dico, cioè, o si punisce tutti nel momento in cui nasce un'offesa, oppure non si punisce nessuno e rimandiamo a come si stava una volta tanto bene, il sano e tranquillo sfottò, perché una volta c'era il detto mica stai allo stadio, cioè quando due litigano e alzano la voce, che cosa si dice? Mica stai al mercato. Oppure quando stai allo stadio uno dice mica stai a teatro, allo stadio può accadere. Che nello stadio fa parte del gioco anche lo sfottò rivolto all'altri, cioè non è che si stanno picchiando i due, è uno sfottò. Ovvio, non deve riguardare tutto ciò che ha a che fare con offese gravi, certo, pesanti, razziali, contro la razza, contro la diversità del colore della pelle, quello no. Ma nel momento in cui c'è uno sfottò, tu sei di Milano, te mangi la cotoletta, io sono di Napoli, mi mangio il babà, tu sei di della Sicilia, te mangi il cannolo siciliano, tu fai una norma del genere a cui dai il potere a 50 certo persone, che comunque durante tutta la stagione, Emanuele, tu mi dici adesso bisogna capire che questa norma non va cambiata e quindi non lo devono fare, no. Loro ti dicono a me non mi importa niente, loro ti chiamano in diretta nelle radio e ti dicono a me non mi importa niente che la mia squadra perda dei punti, perché io voglio avere la libertà di parola, perché io sono un uomo libero e quindi non voglio avere il bavaglio tra la bocca, e quindi loro lo continueranno a fare. Tu vai a punire la società, non entrano dei soldi. Questo è il problema di questi tifosi, cioè. In un momento in cui la situazione è grave, perché ci lamentavamo tantissimo che gli stadi erano vuoti, costruiamoli più piccoli perché non si va allo stadio, tu mi squalifichi le curve per una cosa del genere? Cioè, come complicarsi la vita, caro zio? No, ma io ti ripeto,
cioè purtroppo la norma va applicata, oramai c'è. Sì, sì. Qua è un problema però anche di tifosi, perché tu mi dici i tifosi chiamano nelle radio, eccetera, eccetera. Ma pazienza, cioè, se poi continuano a farlo, purtroppo la norma va continuata ad applicare. Certo, arrivare ad una penalizzazione in classifica a quel punto significherebbe esagerare. Cioè, poi, finché mi chiudi la curva, ok, è un danno. La Roma probabilmente non è riuscita a vincere, anzi, meritava di perdere contro l'Inter. Tra l'altro è stato anche negato un rigore all'Inter, sì, quindi, per dire, no? Sì. Con l'espulsione di De Rossi, anche se c'è poi a fine partita l'episodio di Juan Jesus. Però a parte questo, comunque sia, è un episodio arbitrale, ma probabilmente con i propri tifosi la Roma avrebbe fatto meglio. Ma sono i tifosi qui che devono scegliere. Certo. Io perlomeno la vedo così. Tra insomma, l'altro questa situazione ha creato i danni che poi sono successi fuori dallo stadio, perché giustamente, sì, c'è stata questa protesta che cioè, le persone cosa fanno? La prima cosa che fanno: ok, io non ti entro allo stadio perché tu mi hai tolto. Tra l'altro era stato fatto un ricorso che non è stato accettato. Accettalo il ricorso. Non è stato accettato il ricorso? I tifosi si sono poi ovviamente rivolti in piazza fuori dallo stadio e hanno fatto quello che purtroppo è successo. Sì, certo. E questo è tanto. È stata abbastanza tranquilla, cioè non è stata una protesta. No. Per pacifica. Fortuna. Sì, però manco tanto pacifica. Non è stata pacifica la protesta della Lazio, insomma, della scorsa settimana. Beh, quelli erano quella della Lazio è stata iper pacifica. Esatto, ecco. La nostra non è stata proprio così tanto pacifica. Allora, prima di andare in pausa con Adele, diretta @wewantradio.it per tutte le vostre considerazioni. SMS al 388-640-9278 oppure il numero di telefono per chiamare in diretta 06-4547-4315. Ecco qui Adele. E ritorniamo di nuovo in diretta sulle frequenze di We Want Radio. Ovviamente abbiamo ascoltato Adele, Cristiano Bonizzi, Emanuele Borgognone. Abbiamo parlato un pochino della questione un pochino della questione curve. Abbiamo analizzato anche un pochino la partita Roma-Inter, adesso tocca la Lazio. Una Lazio che esce contro una squadra impronunciabile, Ludogorets o qualcosa del genere. Io personalmente ho visto la partita, caro zio Borgo, prometto e giuro che non ho gufato. Però veramente, Emanuele, ve la siete complicata da soli. Ci sono tanti argomenti di cui parlare per la partita con Ludogorets. Nel momento in cui trovi il vantaggio dopo appena 40 secondi, tra l'altro il secondo gol più veloce in Europa, firmato proprio da Keita, e lì il discorso era chiuso. Tra l'altro avete fatto anche il 2-0, e poi invece tra errori di Marchetti, errori di chiusura, errori di difesa, palloni che rimbalzavano davanti l'aria, insomma è successo un po' di tutto. Alla fine è arrivato questo gol al 90esimo proprio, il 90esimo circa, e è arrivato il... Beh, ovvio, parlare di Fiorentina-Lazio no, sarebbe troppo semplice, perché tu vai a Firenze, vai in un campo difficilissimo contro una squadra come la Fiorentina, sicuramente penalizzata dalle tante assenze, insomma, su tutte Borja Valero e Pizarro a centrocampo, e comunque vai a vincere facendo una buona partita e meritando, a mio giudizio, di vincere. Sì, sì. Però non sarebbe giusto, perché quello che è avvenuto in settimana, giovedì scorso, cioè l'uscita dall'Europa League con il Ludogorets, è una cosa inaccettabile perché si è perso in casa contro questa squadra per 1-0, facendo una partita ignobile all'andata, e poi si va lì in Bulgaria, credo, perché il Ludogorets non è che si sa, a parte gli scherzi. No, dai, possiamo anche dire che comunque non erano poi così scarsi, dai. Okay. Devo essere sincero, c'è anche una punta che ha segnato. Non anche... erano scarsi, a me va bene. Però tu vai lì, fai 3 gol, sì, quello e riesci ad subirne altri 3. Altri 3, è quella la cosa grave, subire non succedeva 3 gol, ma in quel modo. Non la cosa succedeva brutta. Non succedeva dai tempi di Tenerife-Lazio. Sulla panchina della Lazio c'era un allenatore che tu conosci bene, Zdenek Zeman. Non accadeva da allora che la Lazio facesse così tanti gol e per poi uscire, no, da una competizione europea. Sì. E questo è un po' lo specchio della stagione. Era 5-3, una cosa del genere. Questo è un po' lo specchio della stagione della Lazio. Cioè, la Lazio quest'anno ha fatto partite tutte di questo tipo. Cioè, la Lazio quest'anno ha buttato via una stagione per queste cose, per questi errori clamorosi in difesa. Però questi errori clamorosi in difesa sono frutto di una stagione che comunque non va bene.
Cioè, è quello che sto dicendo, cioè la Lazio... Io sento anche dalla tua bocca, purtroppo, sì, mi tocca dire, ma la Lazio è anche sfortunata. Ma sfortunata di chi? Cioè, dov'è la sfortuna in questo caso? Cioè, in che circostanza è stata sfortunata la Lazio? La Lazio non sta bene, perché? Perché non è una squadra costruita con criterio. Noi l'abbiamo già parlato le scorse abbiamo settimane. Abbiamo detto talmente inutile, tante volte, basta. Inutile parlare parentesi, però... Parlare parentesi. Aprire parentesi, però... Nel momento in cui le cose non vanno, sicuramente poi ci sta anche quella, quella sfortuna, perché la Lazio poteva trovare il pareggio anche all'andata, se proprio sì, vogliamo dirlo, hanno salvato sulla riga un tiro. Sì, sì, sì. Però io ti posso anche dire, ma perché Marchetti se l'è buttata dentro? Esatto. Cioè, per qual motivo Marchetti perché se Marchetti l'è è stato, apriamo un caso. Perché Marchetti è stato... Apriamo un caso. Perché Marchetti è stato rilanciato in una partita così, così delicata? Questa è la domanda, perché, caro Cristiano. Perché... Nonostante tutto, poi Klose ritrova il 3-2 che dava altre speranze alla Lazio. Quindi una volta che fai il 3-2, veramente lì l'hai vinta. Cioè c'è Giorgio Guido De Angelis che ha detto: ragazzi, adesso non facciamo cavolate per dire vabbè, adesso sta partita è portata a casa 3-2 all'82esima, è finita. E invece chiudiamoci tutto in difesa. Manco per niente. È bastato un lancio, cioè non è che dici sai, con errore, con errore di Conco, Siani e Marchetti, cioè per non parlare del gol, del secondo gol del Ludo Goretz, con Marchetti che respinge il pallone quando era già dentro la porta. Non si sa bene ancora se sia gol o meno, probabilmente lo è, probabilmente non è certa come cosa, ma probabilmente lo è. Ma comunque sia, qui il problema è che tutta la stagione che si fanno questi errori individuali, errori della società, ne abbiamo parlato tante volte. Quello che è accaduto però non è accettabile anche da un punto di vista della panchina, anche da un punto di vista dei giocatori, perché tu una partita come quella con il Ludogorets, tu la devi mantenere, lo devi mantenere il risultato. Certo. Non puoi farti fare tre gol perché tu ne hai fatti tre, perché parliamoci chiaramente, la Lazio ha fatto tre gol perché il Ludogorets è una buona squadra, non è una squadra scarsissima come si poteva pensare, ma la Lazio è molto più forte del Ludogorets. Certo. È inaccettabile quello che è accaduto. È veramente. Io sono davvero arrabbiato. Poi, tra l'altro, va in vantaggio dopo 40 secondi. C'è una partita in discesa, buttata via. Avete avuto... Vincevamo 2-0 fuori casa. Esatto. Avete avuto. No, ma avete avuto 180 minuti per poter tranquillamente risolvere la questione. Cioè, tu, sono convinto che da una parte stavi con la certezza che comunque al ritorno. Ma avremmo fatto meglio. Qualcosa certo, avresti fatto. Cioè, poi magari il gol lo subisci perché ci può stare. Una non squadra tre. Che non sta... Ma no, tre gol. E soprattutto ne subisci due. Tu fai il 3-2. Tu fai il 3-2. E ti fai fare il 3-3. E allora mio. E no. Là ci sono delle cose che non vanno bene. Lì ci sono delle cose che vanno riguardate. Non da parte dell'allenatore. Tu ogni tanto metti in mezzo Reia che non ti utilizza anche magari Keita. Però soprattutto perché? Perché la squadra non è costruita con criteri. Detto questo, se siamo giocati a Lazio dell'Europa League, quindi finalmente non farei più allora in Europa League scenderà questa formazione, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, che è l'unico motivo per cui tu volevi che la Lazio uscisse dall'Europa League. Esatto. No, sì. Detto questo, la Lazio poi fa un'ottima figura contro la Fiorentina. Questo lo devo dire. Sì, gioca molto bene. Molto bene, ma è veramente una bella partita con la Fiorentina. Spinge molto sulle fasce. Abbiamo spinto molto sulle fasce e poi c'è stata proprio un'attenzione da parte di tutta la squadra, oltre al riscatto di Marchetti, che ovviamente è un buon portiere, lo sappiamo tutti che è un grande portiere Marchetti, ci ha regalato punti su punti nelle stagioni in cui ha giocato nella Lazio. Quest'anno purtroppo le cose stavano andando male, commette quell'errore incredibile proprio contro il Ludogorets in Europa League, al rientro dopo comunque sia due mesi di inattività, perché tra una cosa e l'altra è stato fermo due mesi. Certo. Su Marchetti possiamo dire tante cose, si è detto prima un infortunio, poi l'altro. Io credo che l'abbraccio dei compagni di squadra abbia un significato, caro Cristiano, e che evidentemente non sappiamo tutto quello che è accaduto a Marchetti, anche da un punto di vista personale. Io personalmente non so. Sì, può darsi sia successo qualcosa. Non so che cosa gli sia accaduto. Evidentemente ha risolto questi suoi problemi. Potrebbe anche non essere nulla. Non lo certo. So. Ti dico la verità: se lo sapessi, lo sai. Io ne avrei parlato. Io non mi stupirei di vedere Marchetti in partenza a giugno-luglio. Questa è un'altra cosa. Però l'abbraccio della squadra ha un significato, cioè vabbè, della serie può avere anche il significato sei ritornato, no, sei ritornato, no, tra di noi, ma c'era stato la settimana prima con in Lazio Sassuolo c'era stato l'abbraccio di Radu che è andato personalmente a cercare Marchetti ad abbracciarlo, sappiamo che i due sono amici, ma ti ripeto, non sappiamo tutto, però l'importante è che Marchetti si sia ritrovato,
ha compiuto due interventi straordinari, ha salvato il risultato, quindi siamo felici e contenti noi laziali, insomma, di aver ritrovato un portiere che ha dimostrato nella partita contro la Fiorentina la differenza tra lui e Berisha. Berisha, un buon portiere, non commette errori clamorosi, sicuramente può migliorare, è uno straordinario secondo, ma poi la differenza te la va a fare chi? Marchetti, che è un giocatore che si vede che ha dei numeri in più rispetto a qualsiasi che pronto, altro che conosce bene a qualsiasi altro portiere della esperienza, certo. Certo. Ed è obiettivamente il miglior portiere del campionato con Buffon, insomma, con i migliori. Per carità. E penso che questo sia veramente una cosa importante. Da sottolineare il fatto che un'altra buona prestazione di Biglia, come dicono i commentatori, perché lo pronunciano orrendo, no, alla spagnola, sì. Biglia, ma che una buona prestazione. Mauri comunque si ha messo fuori, evidentemente il fatto di non aver giocato benissimo le ultime partite non l'ha fatto giocare. Keita purtroppo messo fuori, nonostante abbia fatto molto bene in Europa League, abbia segnato, abbia fatto bene, non ha giocato comunque l'ultima partita, sacrificato un po' per un aspetto tattico, perché gli si è preferito Lulic, che ha più attitudini difensive. Siani, Zana sono riusciti, a parte Zana che ha fatto un gol insieme in rovesciata, penso che abbiamo visto tutto. No, il bello è proprio in quel momento stavi offendendo Zana, sì, dicendo Zana, mentre invece Siani ha dimostrato tutti i suoi limiti tecnici. Purtroppo Biava non era al meglio, e tra l'altro a un certo punto abbiamo schierato Siani, Novaretti e Zana in contemporanea. Non so come sia possibile che non abbiamo perso. Novaretti utilizzato come terzino, no? Come posto di Conco. Praticamente entrato al posto di Conco per poi andare a fare il centrale. Insomma, ci siamo un po' arroccati. Nel finale comunque abbiamo portato a casa il risultato. Io spero che questa partita possa, non lo spero più in realtà, che questa partita possa significare la svolta della stagione, perché mi aspetto altre cadute clamorose, altri tonfi della Lazio, come quello della Lazio, come quello di Catania. L'unica sembra molto la prima Roma di Luis Enrique. Esatto, la speranza è che appunto, diciamo, questa squadra finalmente possa avere un minimo di finale di stagione decente, senza dimenticare che quello che è accaduto, cioè l'eliminazione di Ludogorets, ci torneremo spesso da qui alla fine della stagione di derby sempre. Tra l'altro quello che ti voglio ricordare è che comunque c'è il sesto posto libero, quindi ancora si può fare per l'Europa. Ecco, la speranza è di riuscire veramente a rientrare. Anche perché poi tu mi dici, no vabbè, ma dal sesto posto poi tu devi fare i preliminari. Però sarebbe meglio mantenere una posizione in Europa, anche perché siamo 41esimi nel ranking UEFA, quindi. Andiamo in pausa. Canzoni di dubbia natura qui su Mazza, bella come dubbia natura, insomma, ragazzi, bella, adesso non esageriamo. Io prendo tutto da MTV, vedo le classifiche aggiornate. Quindi non ascolti la Netchart. Ovviamente, ascoltando prima la Netchart, vado a prendere lì i titoli, perché la Netchart, ricordiamolo, il programma musicale che viene ogni sera, no? Alle che 7, ti fa ascoltare 7 e mezza. Le 50 canzoni più scaricate da iTunes, ovviamente. Cristiano, il fatto che io non dica l'orario significa che, cioè, sorvoliamo, cioè non andare, ragazzi, mi pare alle 7 in mezza, realtà, è brutto da dire. Non è vero, non è brutto, perché in realtà invito i nostri amici ascoltatori a visitare il nostro fantastico sito, andate a scoprire, a vedere tutti gli speaker, a vedere tutte le trasmissioni che ogni anno aumentano sempre di più, e soprattutto a mettere tanti mi piace. A noi ci piace. 4.444 ho visto l'ultima volta, adesso saranno sicuramente molto di più. In questo momento è inquadrato il tuo fantastico iPad? Tablet. Il mio tablet, eccolo qui. Ecco sì, qui. Perché? Sì. Perché in realtà, invece di parlare... Ah, da qui? Dov'è la telecamera? C'è 2002, c'è 2003? Ok. Perché in realtà usciamo fuori dal calcio, e dopo aver parlato di cinema, dopo aver parlato di Sorrentino, non abbiamo mai parlato di cinema, non è affatto vero. Dopo aver parlato di Zana, dopo aver parlato di Siani, dopo aver parlato di Biava, parliamo del Grande Fratello. Ieri è cominciato il Grande Fratello. Ma che c'entra il Grande Fratello? Ci tengo a dirlo, 13ª edizione. Ma perché dobbiamo fare la pubblicità? Va seguito il Grande Fratello quest'anno. Scusatelo, andiamo a leggere subito i concorrenti. Ma perché devo leggere i concorrenti? Ma non... È ricominciato il Grande Fratello. Ma chi se ne frega? Cioè, avevamo 15 anni quando... Rendi conto, eravamo veramente piccoli. Eravamo piccoli quando... Che andavamo lì la notte a vedere... Ma magari 15, perché... No, in realtà avevamo 11 anni. 11 anni, eravamo 11 anni. Dei bambini. Alla 13ª edizione, il Grande Fratello, con Salvo, il pizzaiuolo... Sì, e vabbè. Con, come si chiama la biondina con i capelli corti? Non lo so. Dai, non mi ricordo.
come fa di? Non mi ricordo. Stai 24 ore su 24. Ma quando mai? Stream, ti rendi conto? Stream. Ma non ce l'abbiamo, non ce l'ho mai avuto. Come non hai mai avuto stream? No, no. Stream. Quando c'era stream, c'era Telepiù, dovevi scegliere le tue piattaforme. Insomma, bei tempi. Adesso torniamo al calcio giocato. Parliamo del calcio giocato. Facciamo un po' quelli che sono i nostri argomenti. No, la cosa su cui purtroppo dobbiamo puntualizzare è sulla Juventus. Dobbiamo parlare della Juventus. Purtroppo sì, perché effettivamente a decidere la gara sono Tevez e Llorente, sì. I stessi giocatori che poi inizio stagione sono stati un po' criticati, soprattutto Llorente. Tevez i primi momenti hanno detto no, ma è grosso, soprattutto quelli che poi non erano della Juventus, no, dicevano no, quest'anno probabilmente siamo stati puntualmente corretti dal nostro editore, chiediamo ovviamente scusa. Adesso vado a leggere perché diamo delle informazioni fasulle noi. Allora, la Netchart adesso va in onda solo il lunedì, puntata di un'ora con le top 30 di iTunes, quindi non è cambiato. Alle 19:30, quindi 19:30, diciamolo bene, sì. Le prime 30 posizioni di mi piace sbagliare di iTunes, puntata di un'ora solo il lunedì. Solo il lunedì. Quindi non diciamo le fesserie, il fatto che noi abbiamo fatto la vecchia edizione della Netchat, cioè che andava in onda tutti i giorni alle 20 per mezz'ora, cioè quelli erano altri tempi. Adesso sono cambiati, okay. Quindi diamo le informazioni corrette. Quindi 30 canzoni, tutte di una botta. Tutte di una botta il lunedì, sì, alle 19:30. Poi quella trasmissione serviva per fare la gavetta, insomma, è bello, sì. bello. No, detto questo, mi piace sbagliare perché poi arriva l'editore che da sotto ci pizzica e ci dice sì, no esatto. Ragazzi, allora ci manda anche l'email dicendoci no ragazzi. Non allora... parlate di cose di cui non sapete, giustamente. No, detto questo, la Juventus con Tevez e Llorente, Emanuele, decide una gara importante. Ti aspettavi, questa è la mia domanda che ti faccio a te personalmente, sì. Tevez, ecco, mi inquadro io, anche, te lo dico, rispondo. Perché ormai ti conosco tanto bene, più che altro per parlarne con i nostri amici che ci ascoltano da casa. Lo sì. So che Tevez, l'avevamo detto sì che te, che avrebbe segnato uno scompasso di gol. Llorente, ecco, ti aspettavi invece un Llorente che comunque era un punto interrogativo, non tanto per le sue qualità tecniche, perché comunque aveva fatto bene, però... che si inserisse così nel nostro campionato? Allora, Llorente no. Llorente no, soprattutto perché aveva avuto tantissime difficoltà ad inizio campionato, ha sofferto tantissimo la preparazione di Antonio Conte. Sì. Sapevamo che era un grande attaccante, ha sempre segnato tanti gol. Sì. Però c'era questo dubbio che in Italia potesse non fare bene, d'altronde i giocatori spagnoli fino a qualche anno fa non facevano bene. No. Se ci pensi. Sì. Da un po' di tempo no, c'è questa nuova... Soprattutto i terzini. Sì, ma tutti i terzini, vabbè, quelle cose Angel farà sempre, ma Garrido, potremmo citarne tanti. Però sì. Io Llorente non me l'aspettavo. È stata davvero una sorpresa a questi livelli, così tanto decisivo, soprattutto perché ha fatto cambiare alla Juventus il modo di giocare. Perché adesso la Juventus, che già era forte prima, ha anche l'alternativa lancione per Llorente, sì. Che è alto 1,95. Che molte volte tutte. Poi ha risolto le partite proprio negli ultimi minuti. Con la Lazio, con colpo di un testa. Pareggio incredibile, un grandissimo gol di Llorente. Lazio la stava vincendo. È saltato veramente in controtempo, in cielo proprio. Girandola di testa sotto l'incrocio, sì. Un gol incredibile. Cioè, Llorente mi sta davvero sorprendendo. No. Tevez no. È tecnico, cioè, Tevez non era. Quello. Cioè, Tevez si sapeva. È tecnico. Molto tecnico, non mi aspettavo questa tecnica, ripeto un'altra volta tecnica. Per sottolinearlo, e soprattutto che si ambientasse così bene in Italia, cioè come se ci avesse giocato anche gli anni passati nel nostro campionato. Sì, è molto italiano come giocatore. Esatto, bravo, è molto italiano, hai ragione, per intenderci un po'. E Toni. Bravo, mi tolte le parole da bocca, è un po' Luca Toni con forse... L'intruppone. Sì, però con forse dei piedi migliori perché poi... Sì, però Toni segnava di più. Sì. Cioè, però ricordiamo, ha fatto il record in assoluto. Toni che sta... ha fatto più gol che presenze di campionato. Ricordiamo, 32 gol in 31 partite, cose del genere. E, effettivamente non mi aspettavo questo impatto. Soprattutto non mi aspettavo che facesse così tanti gol. Cioè, devo essere. E tu stai rosicando? Devo essere sincero. Perché... No, non è che sto rosicando. Perché ovviamente. Vabbè, diciamo che Llorente. Se non ci fosse stato Llorente. Probabilmente la Roma avrebbe avuto la Roma avrebbe avuto questi punti. La Vabbè, Juve avrebbe avuto qualche punto in non meno. Non sono d'accordo perché comunque poi ti ripeto, magari si sarebbe ambientato fidati, di più, no, magari Quagliarella poi avrebbe fatto
i suoi 10 gol, oppure si sarebbe inventato un altro modulo Conte. Iagegundend, che è fantastico. E tra l'altro è uscito anche un gruppo su, sulle parole sia di Di Natale che di Quagliarella. Sì, vabbè, quella, è un'altra, quella è un'altra storia. Però diciamo Llorente, perché parliamo, sì, di Llorente, stato... perché la Juventus, abbiamo detto tante volte, no, sicuramente tanti, che con l'Atalanta anche, che ha fatto il colpo di testa proprio negli ultimi minuti, ha vinto una gara importante. No, questo non me lo ricordo. Insomma, vabbè, però diciamo molte partite. Però diciamo, noi perché abbiamo parlato tante volte della Juventus più che altro per gli errori arbitrali, sì, a suo favore, ne hai parlato questo... soprattutto te. Sì, ma vabbè, però cioè, oggettivamente ti ripeto, oggettivamente Monaco, senza questi due attaccanti la Juventus, allora, non avrebbe perché la Juventus l'anno scorso aveva grosso modo i punti che ha la Roma quest'anno. Esatto. Cioè la differenza, sì, la stanno proprio facendo però questi due giocatori. Voglio un attimino fermarti perché poi passo per l'antipatico di turno. Lo io, sei. Io lo, ok, io però l'ho sempre detto che la Juventus è forte. Io vi, anzi vi arrivo a dire che non è più, secondo me non è la Juventus più forte di tutti i tempi, perché ma ci si avvicina. No, non è vero, perché secondo me quella che fece, cioè la Juventus veramente forte era quella di Capello, con che aveva una difesa, vabbè, imbarazzante, cioè imbarazzante proprio. Thuram, parliamo Cannavaro, due centesimi. Esatto, parliamo di Thuram, Cannavaro e Gigi Buffon, che aveva 25 anni. Parliamo di un centrocampo, un signor centrocampo. Parliamo di un attacco Medved, Camoranesi, parliamo Ibrahimovic, di un attacco in cui Del Piero, Alessandro Del Piero, si deva in panchina e lui non poteva di niente, perché effettivamente, cioè, tu Del Piero al posto di chi entreresti? E lui ti diceva effettivamente me sto zitto in panchina. Cioè, capito che voglio dirti? Quindi un Capello che secondo me è stato uno degli allenatori più forti di tutti i tempi, inutile che potrà essere antipatico, tutto quello che vuoi, magari non esprime ogni tanto il miglior gioco, fa parecchi 1-0, però è un allenatore che ha vinto tanto, magari avercelo avuto per altri anni alla Roma. Quella era una grandissima Juventus. Però se c'hai poi quell'aiutino, o se non vogliamo parlare di aiutino, quella svista arbitrale, o se non vogliamo parlare di svista arbitrale, quelle cose che ti girano a favore, allora lì non c'è più da parlare. E infatti poi i punti sono 8 di distacco. Quindi senza quegli errori arbitrali, probabilmente, anzi quasi sicuramente, la Juve era lo stesso al primo posto. Però i punti di distacco, e su questo sono convinto, e questa cosa la dirò fino a fine campionato, anzi anche l'anno prossimo, questi punti di distacco non sono reali, non sono reali. E soprattutto nel gioco, in generale, nel gioco, non parlo del calcio, nel gioco non vince sempre solo il più forte. Questa è una cosa che però, va detta, dai, però, questa è una cosa che va sottolineata. Questo l'abbiamo detto tante perché volte. Per fare un esempio praticissimo, il primo scudetto della Juventus della nuova era non era la squadra più forte era il Milan. Però e il Milan non ha vinto. Perché questo non, per non ha meritato, però. Non aveva meritato, cioè ha meritato di vincere la Juventus con lo scudetto. Non l'ha mai perso. Non l'ha mai perso. Ho capito, allora che vuol dire? Vuol dire? Se là non veniva annullato il gol di Muntari, questa era la stellina, ce facciamo Milan, così, visto tanto non saremo mai d'accordo. Voi, i nostri radioascoltatori, ci possono dire la loro con l'email a diretta chiocciolawivonteredio.it, con un sms. No, ma allora scusa, posso dirti una cosa? No, sì, perché poi mi fa arrabbiare, poi ci penso come i cornuti, ci penso dopo le cose. Allora pure noi ce lo metteremo quest'anno, perché abbiamo subito solo 13 gol, migliore difesa del campionato. Ascoltiamoci Happy! Perché bisogna essere felici! Happy! Tormentone del momento, caro Zio Borgo. Questa piace anche a me. Sì. Questa è la canzone dell'estate. Possiamo dire che per me è la canzone dell'estate. No, troppo presto ancora per diventare la canzone dell'estate, capito? Sì. Diventerà una delle canzoni ascoltate quest'estate. Tra l'altro, Farrell, che ha partecipato anche lui alla premiazione Oscar, ha fatto ballare. Questa un non, la non la sapevi? Sì, ha fatto ballare un pochino tutti i personaggi famosi. Tra l'altro, hai visto anche la foto selfie, come si dice? I selfie. Come si dice? Scusate, in inglese non lo bazzico. il selfie più. Ecco, ho fatto il danno. Vai, continua tu, Emanuele, hai fatto un danno? Beh, mentre Bonizio ha fatto un danno, ma noi prontamente cambiamo inquadratura, così il nostro editore non potrà vedere il danno. No, non credo, credo sia una cosa tua, sì. Ha distrutto un suo apparecchio tecnologico. Vai, tutto a posto. Tutto a posto? Ti ha detto bene? Sì, mi ha detto bene. Ti ha detto bene, allora no, parliamo, detto questo, parliamo... Probabili formazioni che scenderanno in campo nella prossima giornata di campionato. La Roma se la vedrà contro il Napoli. Parliamo prima della Roma, dai. Roma-Napoli, partita difficile, partita tosta, lotta per il secondo posto, perché qualora dovesse arrivare una vittoria da parte del Napoli si riaprirebbe un pochino la speranza
di Benitez. Ti devo interrompere perché è arrivato un messaggio al nostro SMS, ce l'ha mandato il consulente Antonio. Ma come se lo merita lo scudetto la Roma, che quando ha affrontato la Juve ne ha beccati tre? Questo è il commento. Si può perdere con una partita contro la Juve, si può perdere, eh? Non è che questo è il piccato. C'è anche il ritorno da fare, insomma, no, da giocare. Però, insomma, commento un messaggio che meritava di essere letto, no? Uno dei tanti, anzi, a Bonizio, sei una vergognosa che non hai letto SMS. Sì, è vero, sono tanti, però ce li hai te, perché questa era un'email. Leggi qualche SMS prima di dare le probabili. Allora, leggo qualche SMS. Poi ci scordiamo sempre. Andiamo a leggere qualche SMS, diamo anche il tempo di caricare un pochino. Complimenti per la trasmissione. Metto quella aerea così ti quale guido, sarà no? La probabile formazione che scenderà in campo domenica prossima contro il Napoli? Ecco, questa è una domanda interessante. Sì. E ce la fa Francesco. Secondo voi Ljajic sarà venduto al termine di questa stagione? Bella domanda. Ljajic, qualora dovesse arrivare un'offerta, sarà tranquillamente venduto, perché non ha, a mio avviso non sta facendo tanto bene in questo momento, molto discontinuo. Morale dice vabbè, ma lo sapevi che ogni quello, tanto gioca bene, ogni tanto gioca male, però sono più le volte che gioca male, purtroppo, che non è altruista. E quindi se dovesse arrivare una un'offerta, io non esiterei a darlo, a cederlo, perché qualora dovesse sbagliare un'altra stagione, veramente ti ritroveresti sul groppone quei giocatori che poi non riesci più a dar via. Quindi tu dici meglio. Io lo venderei. Poi ovvio, non so, aspettiamo la fine della stagione. Se arriva una buona offerta. Se dovesse arrivare una buona offerta invece di dare Pjanic o di dare Strootman. E ti lancio una provocazione, anzi mi inquadro anche mentre lancio la provocazione. Cedere Ljajic, anzi. Sì. Aspetta, cedere Ljajic. Sì. Per riprendere Alessio Circi. Dimmi dove devo firmare. Aspetta, mi sto buca il dito. Aspetta, mi buco il dito. Dove sta una grappetta per bucarsi il dito? Firmo col sangue. Ma stai scherzando? Ovvio, magari. Tra l'altro, uno dei miei giocatori preferiti, sai, quei giocatori che partono e che ti esce un pochino la lacrimuccia, come è accaduto anche per Bella, per ti Aquilani. È piaciuta, questa ti è piaciuta. Beh, ragazzi, ovvio, magari dovesse arrivare. Tra l'altro, Cerci vorrebbe tranquillamente ritornare a Roma, perché io me lo ricordo addirittura nelle giovanili, veramente, quando era molto molto giovane e faceva bene. È un calciatore che abbiamo visto in alcune circostanze si è un po' perso. Sì. Però immagina un attimino, Emanuele, Gervinho da una parte, Cerci dall'altra, caspita. Tanta roba. Altri SMS a Bonizios? Altri SMS. Biglia mi è piaciuto molto, lo sostituiresti con Ledesma? Questa è la domanda rivolta a te, Emanuele, no. Da Paolo? No, sono due giocatori completamente diversi, Biglia e Ledesma. E tra Biglia e Ledesma, io ti chiedo a questo punto. Cioè, no, se dovessi entrambi, scegliere. Ok, entrambi li faresti giocare. Per me possono giocare entrambi, anche se sono un po' lenti. Allora, diciamo così: se dovessi prendere. Io dovrei leggere questo messaggio. Aspetta. Okay. Se dovessi rifondare la squadra da capo, completamente da capo, terrei Ledesma, anche se è anzianuccio. Ok. Lo terrei comunque perché è l'uomo di riferimento, simbolo un po' della Lazio degli ultimi anni. Cederei Ledesma, sicuramente, per andare a. Scusami, cederei Biglia, mi terrei Ledesma, lo cederei per andare a rifondare completamente il centrocampo. Se, come prevedo, tutto ciò non accadrà, la Lazio non rifonderà il centrocampo, lo Tito non farà tutti questi investimenti, preferisco tenermi entrambi e farli giocare, perché comunque possono coesistere. Qual è questo SMS? Allora, sto ridendo, devo leggerlo così come è arrivato. Ok. Messaggio di Luca. Allora, già Novaretti è una P. Non possiamo dirlo. Okay. In più me omettono pure a fare il terzino. Effettivamente non è che abbia tanto tolto, diciamo, perché Novaretti entrato, in teoria sarebbe centrale di difesa. Viene utilizzato come terzino. In teoria sarebbe un'altra cosa, cioè non dovrebbe fare il calciatore. Esatto, in teoria. Però sai quanti giocatori ho visto che non dovrebbero. Esatto. Esempio, ecco la domanda che mi faccio, veramente, in un periodo di crisi in cui si fa fatica ad arrivare alla fine del mese, in cui c'è una musichetta di sottofondo che evidenzia un peccato. Qui si fa fatica ad arrivare alla fine del mese, in cui i giovani non riescono a trovare lavoro, a inserirsi. Mi dite perché c'è Paloschi al Chievo che percepisce uno stipendio abbondante, tra l'altro segna. Ma quando mai? Utilizzato sempre i titolari, cioè titolari fisso Paloschi. Sì, non segna. Quasi sempre titolare. Vabbè, gioca nel Chievo. Avrà saltato forse 2-3 partite. L'anno scorso ha fatto una decina di gol, eh? Ma no, ha fatto 3 gol per puzza quest'anno. Io ce l'ho al fantacalcio, infatti io vorrei anche partecipare alla trasmissione che fa il buon Davide Smaldone per denunciare proprio questo fatto. Ma perché Paloschi non segna? Cioè, se tu lo schieri in attacco, già sai che prenderei quel 5,5/5, mai 6, 5,
Perché? Perché non segna. Quindi quando ti viene a mancare, non so, l'Higuain di turno, per esempio, sì, tu dici, vabbè, speriamo che... No, tu lo sai che Paloschi sta non là. Non segnerà. È là, la pedina fissa. Solo con la Lazio ha segnato un po' un paio di gol. Sì, sì, esatto, solo, ha fatto soltanto tre gol. Vabbè, fatto dai, questi erano gli SMS. Questi abbiamo gli il patrimonio di 1:38 per sì. dire le probabili formazioni di allora, Napoli-Roma e di Lazio-Atalanta. De Santis, Torosidis, Castan, Benatia, Romagnoli. Vi dico subito lo scoop. Questa settimana si stanno riscaldando, quindi si stanno allenando Totò e Balzaretti, quindi sono in ritorno. Pjanic, Nainggolan e Strootman è il centrocampo, come sappiamo. De Rossi purtroppo tre giornate per lui. In attacco sentite bene, Florenzi destro e Gervinho. Invece per quanto riguarda la Lazio, 4-3-3 che dovrebbe essere confermato, in un Lazio-Atalanta che dovrebbe essere completamente deserto, perché la protesta dei tifosi della Lazio vuole che lo stadio sia completamente vuoto per Lazio-Atalanta, e ovviamente nessuno andrà allo stadio, ne siamo convinti. Marchetti in porta con Kobbia, Avazzana, Radu, a centrocampo Gonzales, Ledesma e Biglia, in attacco probabilmente Candreva, Klose se sta bene, altrimenti Perea, con Mauri o Lulic, che dà ancora dalla panchina. Ultimi 38 secondi, no, soltanto per ricordare che corre. C'è Progressive Night, quindi dalle 22:30, ascoltatelo sì. se volete ballare e sentire un po' di musica, un po' dance, un po' di queste cose rock, qui che pop. Rock da giovani. Sì. Replica di questa puntata dalle ore alle ore 15 di giovedì alle ore 17 di sabato. Da Emanuele Borgognone è tutto, linea allo studio centrale. No, sto scherzando. No, appuntamento a martedì prossimo. A martedì prossimo. Mi raccomando, continuate a seguirci, continuate a mandarci SMS, ci potete anche adesso vedere così tanto bene, e per cui ricordiamoci sempre e comunque che Derby sempre trasmette passione. Ciao, ciao ragazzi. WeWant Radio presenta Derby Sempre. Derby Sempre. La radio trasmette passione.